Cari amici, buongiorno e bentornati a questo appuntamento elettorale con i candidati alle elezioni europee dell'8 e del 9 giugno. Oggi con noi abbiamo la dottoressa Gabriella Chiellino, un'amica che ringrazio per aver accolto il nostro invito, quindi benvenuta. Buongiorno. E come sempre daremo qualche notizia della nostra ospite. Gabriella Chiellino consegue nel 1994 la laurea magistrale in scienze ambientali presso l'Università di Ca' Foscari. È architetto e fa parte del consiglio di amministrazione dell'Università IUAV di Venezia. La sua storia professionale è molto ricca, ma qui riportiamo naturalmente i dati essenziali perché potremmo stare parecchio tempo insieme. Fin da subito si è dedicata all'analisi tecnica degli impatti ambientali delle imprese e dei territori, cosa che le ha permesso di capire e valutare i fenomeni climatici e le loro conseguenze, fino a cercare scelte progettuali strategiche per prevenire, difendere e oggi curare. Ha ricoperto il ruolo di membro di varie commissioni istituzionali regionali e provinciali nella valutazione tecnica dei progetti infrastrutturali ed è stata coordinatrice scientifica di vari eventi su temi ambientali. La sua preparazione e competenza si è sviluppata in 30 anni di lavoro in Italia e all'estero, ponendo però particolare attenzione a un territorio che, diciamo, il suo con grande affetto, che è quello cioè di Venezia, il territorio di Venezia. L'ecologia integrale oggi è parte integrante delle scelte professionali e personali di Gabriella Chiellino, che si presenta come candidata alle elezioni europee nella lista Stati Uniti d'Europa. Bene, dopo averla presentata possiamo, se tu sei pronta, cominciare con le domande. Come abbiamo appena sentito, tu hai una lunga e approfondita esperienza nelle materie legate all'ambiente e di conseguenza alla qualità della vita delle persone. Il tema ambientale è un punto focale nelle strategie politiche dei singoli paesi membri dell'Unione Europea, ma lo è anche a livello globale. Quale pensi potrebbe essere il tuo contributo nella discussione sull'ambiente a livello europeo? Quali politiche reali, fattibili, di riconversione dovrebbero venire messe in atto? Bene, innanzitutto la mia campagna elettorale le abbiamo dato il nome di dei territori, cioè questa elezione europea è per i territori, quindi l'Europa dei territori. Questo cosa vuol dire? Che occupandomi di ambiente proprio da 30 anni vorrei veramente che l'ambiente venisse valorizzato, ma in un contesto anche integrato con l'economia dell'Europa. Molte volte questi temi infatti vengono visti come un contrasto allo sviluppo economico. In realtà ricordo sempre che la parola economia deriva da eco, e cioè oikos, casa, e vuol dire darsi delle regole della casa in un ambiente salutare con anche una grande dignità per l'uomo. Per cui il mio obiettivo oggi per l'Europa, visto che io studio da anni le direttive europee perché fanno parte del mio lavoro, è proprio riuscire a portare questa Europa dei territori, quindi portare il territorio del nord-est, il territorio veneziano, anche nelle scelte delle direttive. Perché cosa succede? Che molte volte la territorialità, che è caratteristica di alcune aree, non può essere valorizzata, e quindi mi vengono in mente delle direttive come sul deflusso ecologico, che richiedono delle regole che però nell'applicazione concreta c'è necessità della conoscenza del territorio, così come la sostenibilità nel settore delle imprese e ormai gli ESG, cioè tutti quegli indicatori environment, social e governance, fanno parte della gestione di impresa. Però le nostre imprese in Italia, la maggior parte sono piccole imprese. Ricordo sempre che anche il tessuto sociale del Nord-Est ha una presenza quasi del 90% di aziende sotto i 10 dipendenti. Quindi applicare questa regolamentazione ha senso, ma se proporzionale alla dimensione dell'impresa. Teniamo conto che siamo in un territorio che ha un PIL elevato, poi, per cui siamo cresciuti addirittura rispetto al pre-Covid dell'1%, un tasso occupazionale sopra il 3,3%, e la stessa città di Venezia è in questo trend. Per cui dobbiamo portare la peculiarità dei nostri territori a livello europeo per creare un'unità, ma che respiri il territorio. Certo. E a proposito di Venezia, come dicevamo prima, un tuo obiettivo
è proprio quello riguardante la tutela di questa città meravigliosa, che noi, io definisco sempre la città più bella del mondo, qualcuno se la prenderà, ma non importa. Quindi tu proponi uno statuto speciale per Venezia. Di cosa si tratta? Allora, diciamo che la storia di Venezia deriva da delle leggi speciali, no? Quindi la prima, la 171 nel 1973, fatta penso da persone visionarie, no? Che vedevano lo splendore di questa città, l'unione tra terra ed acqua, come qualcosa da salvaguardare. E così si è spinta negli anni con delle leggi successive che hanno portato anche alla costruzione del MOSE, con tutte le problematiche magari economico-finanziarie, ma che ahimè senza questa struttura che è stata voluta poi a livello politico con tante problematiche, forse oggi avremo seriamente tanta paura ogni volta che piove, perché oggi il cambiamento climatico sta innalzando ogni anno di millimetri anche il mare Adriatico, per cui noi ci troviamo di fronte a un waterfront che ha questo problema, questa tematica di un innalzamento del livello del mare. Allora la legge speciale che è stata voluta 50 anni fa da chi aveva queste visioni, oggi ancora di più ha bisogno di diventare un'identità di Venezia. Perché oggi Venezia ha bisogno di essere salvaguardata. La salvaguardia non è conservare, è in maniera legata a questo millennio salvaguardare il patrimonio della città. E poi un patrimonio non è solo quello storico, ma anche quello dei cittadini. Cioè lo statuto speciale va a toccare la gestione amministrativa e fiscale, ma per valorizzare anche la residenzialità di chi abita a Venezia, per valorizzare il commercio, il microcommercio reale. Io veramente qualche volta soffro a sentire cosa succede a Murano per il vetro, soffro a sentire anche l'area industriale di Marghera, la riqualificazione in cosa andrà. E quindi quest'area ha bisogno di una visione dedicata. Io penso che l'Europa, partendo da un progetto pilota su Venezia, possa identificare dei territori specifici in Europa che abbiano bisogno di una loro specialità, perché sono hanno una storia e oggi una come l'ha chiamata anche Papa Francesco quando è venuto il 28 ottobre, una fragilità che deve essere protetta anche con l'innovazione e la creatività. Ecco, naturalmente noi parliamo, siccome tu sai che noi siamo un comitato che si occupa della città e facciamo un focus molto importante su Mestre, la terraferma. Questo statuto speciale riguarda solamente la parte storica oppure c'è una ricaduta? No, tutta la città. Ecco, se puoi declinare diciamo quello che io la vedo tutta la città, perché Mestre comunque è il polmone di sviluppo anche del centro storico, nel senso che c'è un bridge, un ponte che non è solo sull'acqua ma un ponte di persone ogni giorno che lavorano e che vivono la città, per cui potrebbe proprio creare quell'unità di questi 260.000 abitanti che hanno bisogno di trovare la loro identità, che non è solo quella turistica ma è un'identità di cittadini. Certo. Ed è da capire bene qual è lo sviluppo, dove ieri ho partecipato a questa manifestazione del Parco San Giuliano. Il parco deve essere parco ed è stato fatto con fondi europei, cioè questi 600 ettari di cui si è riusciti a fare solo 55, lì dobbiamo portare alla realizzazione perché diventa il polmone di questa bellissima città anche per Mestre. Io ci vado a correre ogni mattina e per me è essere veramente in un'area unica al mondo. E quindi il parco, la mobilità, anche l'area del Tronchetto è stata fatta per cosa? Cioè avere delle strategie. Marghera, puntiamo all'idrogeno, all'energia, ma puntiamoci seriamente. Stanno arrivando veramente milioni, sono 25 milioni su Marghera, sulla parte energetica, altrettanti sono stati dati di più al parco, adesso c'è questa questione della cittadella dello sport che comunque deve essere integrata, se no può essere anche quella una problematica, ma viene fatta con fondi europei, per quello per me è con orgoglio che mi candido a essere Parlamento europeo. Certo.
Ecco, uno degli aspetti che interessano molto gli italiani è quello della direttiva europea che riguarda la questione delle case green, fattore molto scottante. Allora, stando alle stime effettuate a dicembre dalla Commissione europea, in Italia oscillerebbe tra il 3,1 e il 3,7 milioni il numero di immobili che entro il 2033 dovrebbero venire ristrutturati. Gli enormi costi che i cittadini italiani dovrebbero affrontare per la riqualificazione delle proprie abitazioni potrebbero rappresentare un peso insormontabile per molti e di conseguenza non si raggiungerebbe probabilmente l'obiettivo che si è prefissa appunto l'Europa. Che cosa pensi a questo proposito? Allora, a questo proposito penso che l'Europa ha fatto questa direttiva importantissima, dove l'Italia ha partecipato ai tavoli e io penso che possiamo partecipare ancora in maniera più forte, e è riuscita a togliere la parte storica dell'Italia, perché comunque abbiamo molti edifici storici e quindi soggetti a sovrintendenza. Questa direttiva va verso la riduzione dell'impatto climatico, per cui i cittadini con le loro case, come le industrie, con le fabbriche, come tutta la mobilità, sono i tre fattori che determinano l'inquinamento atmosferico. Quindi è ovvio che sulle case bisogna fare qualcosa. Questo qualcosa è stato dipinto con questa direttiva Casa Green, dipinto però con a fianco una forte incentivazione che è stata già nel PNRR, perché ricordiamo che il super bonus, i 15 miliardi, sono parte dell'obiettivo 2 del PNRR, quindi anche Mestre, per dire, molti condomini che vedete sono stati riqualificati a livello energetico con il super bonus. Il super bonus chiedeva due classi energetiche di miglioramento, che è quello che a grandi linee la direttiva chiede. La Casa Green parla di un 16% di efficientamento energetico, che sono alla fine due livelli di classe energetica. Quindi sono sicura che questa politica di Casa Green avrà a fianco una politica di supporto e incentivo che permette però all'edilizia di riprendersi, perché ricordiamo che le imprese edili, parlo anche del veneziano, venivano fuori da un periodo di Covid in cui siamo stati fermi, per cui questo input sull'edilizia ha permesso di far muovere un'economia anche medio-piccola del territorio. È ovvio che questa direttiva va verso la riqualificazione, quindi non verso il consumo del suolo, noi abbiamo questo primato nel Veneto, e quindi è un qualcosa di positivo che deve andare insieme a un filone di incentivi, e come fino adesso c'è stato questo supporto. Ricordo anche il grande lavoro sulle comunità energetiche, anche qui la Comunità Europea ha dato dei filoni importanti di supporto, e quindi questo è il movimento sul quale andare. Vorrei tranquillizzare i cittadini, perché questi miglioramenti devono portare a un abbattimento della bolletta energetica, anche integrandoli con le comunità energetiche, e sicuramente ci saranno dei supporti economici per andare in questa direzione, che è una direzione che eticamente ci spinge ad essere parte integrante di questo miglioramento delle condizioni climatiche. Certo. Comunque i cittadini, diciamo che sono venuti fuori da questo periodo del 110, che però ha portato anche purtroppo una deviazione, diciamo così, dei prezzi, quindi sono schizzati moltissimo sia dal punto di vista delle materie prime che anche della manodopera, e adesso ci si trova in una situazione di difficoltà, quindi bisognerà sicuramente che l'Europa e magari e anche la politica italiana, perché la gente non ce la fa. Ma no, e poi dico, la politica serve a questo, certo. No? Oggi uno dei rischi maggiori per i cittadini è proprio il costo delle bollette. Certo. Quindi tra l'energia, i rifiuti, l'aumento anche dell'acquisto, della spesa, di andare a fare la spesa. Certo. Bisogna lavorare su questo, quindi su una fiscalità che permetta ai cittadini nei territori di non avere paura. Bisogna avere adesso concorrenza. Un momento importante politico, la politica con coraggio deve prendere delle decisioni. Sempre con il faro dell'etica. Perché sempre con il faro dell'etica verso i cittadini. Anche, esattamente. Sì, verso i cittadini. Ecco, secondo te l'economia degli stati membri europei come potrebbe finalmente diventare integrata, organica, accettabile
da parte di tutti gli stati, per esempio senza dover incorrere a episodi diciamo spiacevoli come imitazione dei nostri prodotti italiani, oppure senza limitazioni talvolta improvvide imposte dall'Europa che hanno creato molti problemi nel nostro paese. Cioè noi ci troviamo ancora ad avere magari la misurazione del diametro del pisello, diciamo, dell'orto, e poi magari non ci troviamo d'accordo perché altri ci imitano. Diciamo che gli stati non sono proprio così uniti, ecco, quindi c'è alla fine la possibilità di trovare questa economia integrata, sì, che vada bene per tutti. È tanto difficile. No, io penso, guardate, allora il nostro territorio qui ha questo aumento di PIL perché è di 1%, quindi è prodotto interno lordo del Veneto, grazie alla politica estera. Per cui le nostre aziende vanno all'estero, ma estero fuori Europa. Quindi senza Europa noi non potremmo avere questo aumento di attenzione nella vendita dei prodotti all'estero. Per cui l'Europa diciamo che ha protetto in questi anni anche quel fattore di commercializzazione all'estero. E in questo momento l'Europa ha fatto comunque delle direttive di protezione dei prodotti europei e italiani. Poi ovviamente ci sono delle fasi diciamo di marketing e commerciali tra gli stati, però l'Europa a livello di politica estera e commerciale sta dando e ha dato nel passato delle norme e delle regole proprio per proteggere i nostri prodotti. In questo momento io che mi occupo poi di temi ambientali, e quindi gli imprenditori dicono stiamo facendo dei prodotti, sì, investendo di più per ridurre l'impatto del prodotto, il packaging, l'imballo, e poi magari mi arriva il prodotto estero che costa di meno. Ecco. Adesso invece la politica europea è il prodotto estero deve confrontarsi con lo stesso prodotto italiano, quindi non so, dicevi non so, una scatola di anche alimentare di qualsiasi cosa, e vedere se nel processo produttivo che tipo di impatto è stato usato, perché allora c'è già una direttiva sulla tassazione dei prodotti esteri che entrano, certo, in Italia, certo. Per cui rimanere uniti ci dà forza, l'abbiamo visto. Lo vediamo in tutte le situazioni, per cui questa politica di protezione dei prodotti europei sicuramente ci permetterà continuare ad essere competitivi e sempre più competitivi all'interno e fuori l'Europa. Certo. Ecco, come ultimo argomento tratterai una cosa che sta molto a cuore a te, ma a tutte le persone, immagino. Allora, in questi ultimi anni di grandi migrazioni di popoli, sia per motivi economici che per motivi legati ai propri conflitti che ci sono anche qui vicino, purtroppo, qual è la tua visione che potresti portare in Europa per una vera inclusione delle genti? Allora, guarda, questa è una domanda che mi colpisce tanto, però io parto da dei numeri. Cioè noi abbiamo, bisogna saperle queste cose, noi abbiamo la popolazione in età produttiva, cioè che lavora tra i 25 e i 44 anni, che è calata di parecchie unità, cioè di percentuali molto elevate. Vi dico solo che abbiamo evidentemente il 30% di nati in meno rispetto a 15 anni fa, e abbiamo una popolazione in età lavorativa che è diminuita del 18%. Quindi cosa vuol dire? Che noi ci stiamo avvicinando a quegli anni in cui ci sarà un giovane ogni 3 anziani. Quindi c'è un tema che dobbiamo guardare, che è il tema della natalità, e che bisogna ovviamente in Europa spingere, ma è un tema di invecchiamento che non può essere coperto immediatamente da una natalità improvvisa. Quindi avere forze e avere popolazione che arriva da altri paesi, e arriverà anche per questioni di guerre, ahimè, e di immigrazione anche climatica, perché la temperatura sta aumentando, e lavorare sull'inclusione è fondamentale. Io quando vado alle scuole elementari o medie, qui anche di Mestre, guardate voi la popolazione in classe. Allora, dobbiamo lavorare in un'inclusione. L'inclusione deve avere come riferimento, faccio sempre questo esempio, che un ombrello, che è la nostra dignità di essere uomini, quindi un'unità, sotto può avere tante differenze, ma ci uniscono le similitudini. Noi dobbiamo trovare in queste differenze ciò che ci accomuna, il voler vivere in pace, il voler vivere bene nel rispetto, mantenendo le nostre identità, però
integrandoci con gli altri. Questo deve partire da noi adulti, perché io vedo che per i bambini è più facile. E quindi siamo veramente costretti dai numeri a lavorare sull'inclusione sociale, e io penso che noi, con la matrice cattolica cristiana che abbiamo un dovere, ancora di più una responsabilità, che, come diceva Papa Francesco domenica scorsa, di essere creativi in questa inclusione, perché dobbiamo trovare modelli nuovi e accettarli per riuscire a vivere in maniera pacifica e dignitosa in questa bella città di Venezia, di Mestre e di Venezia. Certo. Allora, io le mie domande le ho finite, però dato che siamo in un incontro elettorale, quindi per te, io do la possibilità ai candidati di dire qualche parola di promozione. Quindi che cosa vuoi dire ai nostri ascoltatori? Cosa voglio dire? Che è stata una scelta travagliata il candidarmi, perché vengo da un mondo lavorativo, da una famiglia molto impegnativa e anche da impegni sociali che insomma riempiono un tempo, però credo molto in questa mia scelta, credo che posso occuparmi di prendermi cura dell'ambiente e della dignità delle persone. Vorrei andare a Bruxelles veramente per portare tutta la mia competenza di 30 anni sulle tematiche energetiche e ambientali, e portare anche tutto il tema della cura e dell'ecologia integrale, che per me è il mio codice deontologico da parecchi anni. Per cui vi chiedo il voto, perché ovviamente è un cammino in salita, qui si giocano a preferenze, dovete scrivere il nome Chiellino nella lista Stati Uniti d'Europa. Grazie. Bene, allora Gabriele Chiellino, io ti ringrazio molto, ricordo che si candida alle europee nella lista di Stati Uniti d'Europa, e ti ringrazio per averci raccontato le tue intenzioni, e succederà che, io ti auguro naturalmente, come auguro a tutti i nostri ospiti, di arrivare a Bruxelles, e dopodiché, come abbiamo fatto con i candidati alle politiche, fra 6 mesi ci rivedremo per vedere a che punto è la situazione, quindi cosa effettivamente è stato raggiunto o che sforzi si riescono a portare a Bruxelles. Io ringrazio le persone che ci stanno seguendo, che sono veramente tante. Ricordo che comunque, qualsiasi cosa votiate, bisogna votare, perché queste elezioni europee sono fondamentali per l'Italia, per il nostro paese in generale, per la nostra città moltissimo, e per tutti i cittadini. Quindi andate comunque a votare. Grazie e al prossimo incontro.